Papa. In Ucraina si soffre tanto. Preghiamo perché torni la pace. La sofferenza che si vive ogni giorno in Ucraina a causa della guerra è la necessità di invocare la grazia della pace. Francesco ne parla ai fedeli dopo la catechesi, ricordando il valore del rosario in questo mese dedicato a Maria. Nei saluti ai pellegrini, al termine della catechesi dell'udienza generale di questo mercoledì appena passato, Papa Francesco torna alla guerra in corso in Ucraina e alla necessità di pregare per la sua fine. Tutti noi chiediamo al Signore per la martirata Ucraina la pace. Si soffre tanto lì. Preghiamo per i feriti, per i bambini, per quelli che sono morti, perché torni la pace. Francesco, la missione, inquietudine e gioia di portare il Vangelo. All'udienza generale il Papa parla di San Francesco Saverio, del suo zelo apostolico e del suo desiderio di far conoscere Gesù nelle terre più lontane e sconosciute, come la Cina. L'invito ai giovani: guardate l'orizzonte del mondo, guardate i popoli che hanno tante necessità, la gente che soffre, tanta, che ha bisogno di Gesù. Guardate Francesco Saverio. Anche oggi ci sono giovani coraggiosi. Penso a tanti missionari, per esempio, nella Papua Nuova Guinea. Penso ad amici miei, giovani, che stanno nella diocesi di Vanimo e tutti quelli che sono andati, di giovani, ad evangelizzare sulla schiera di Francesco Saverio. Che il Signore ci dia a tutti la gioia di evangelizzare, la gioia di portare avanti questo messaggio tanto bello, che fa felici noi e tutti. Parolin. In Ucraina agire per una pace giusta, la Santa Sede farà la sua parte. Il segretario di Stato interviene a Reykjavik al vertice dei capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa. Non possiamo accettare passivamente che la guerra di aggressione in quel martoriato paese continui, tenere sempre a mente il popolo ucraino che soffre o muore. Il Consiglio d'Europa istituisce un registro dei danni per l'Ucraina. Il primo ministro Schmal: decisione storica, è il momento di agire e di stabilire una pace definitiva e giusta in Ucraina e in tutte le zone cosiddette grigie dell'Europa. Vi assicuro che la Santa Sede continuerà a fare la sua parte. Premesse e promesse nell'intervento del Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, intervenuto al vertice dei capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa, che si svolge dal 16 maggio a Reykjavik, in Islanda. Portando i saluti del Papa ai 46 Stati membri rappresentanti riuniti per confrontarsi sulle priorità e gli indirizzi politici dell'organizzazione, alla luce dei mutati scenari geopolitici in Europa, Parolin si è soffermato sul tema della pace e lo ha fatto a partire dalla dichiarazione di questo vertice, che ricorda che il Consiglio d'Europa è un progetto di pace. Da Monaco a Roma, in bici, un gruppo di vittime di abusi consegna una lettera al Papa. 15 uomini e donne, insieme ai familiari, hanno percorso oltre 700 km dallo scorso 6 maggio per incontrare Francesco. Al termine dell'udienza generale del 17 maggio, gli hanno consegnato un messaggio in cui parlano delle ferite subite che risanguinano davanti ad ogni caso nuovo di abusi e che chiedono che i leader della Chiesa Cattolica possano fare di più contro questo male con coerenza e decisione. L'iniziativa sostenuta dall'arcidiocesi bavarese. Erano 15, il più anziano ha 80 anni, ha percorso oltre 720 km in bicicletta da Monaco di Baviera a Roma per incontrare Papa Francesco e consegnargli questa lettera. Un gruppo di vittime tedesche, vittime di violenza da parte del clero, ha partecipato all'udienza generale in piazza San Pietro. Partito il 6 maggio dalla capitale bavarese, accompagnati dai familiari, il gruppo si è messo in viaggio anche in Italia per arrivare a Roma e guardare negli occhi il Papa, come scrivono, e consegnargli queste righe di dolore per ferite che, affermano, tornano a sanguinare, ma anche di speranza che i leader della Chiesa Cattolica affrontino con coerenza e decisione gli abusi del passato. Maltempo in Emilia-Romagna, CEI, fraterna vicinanza alle popolazioni, in contatto con le diocesi e le Caritas per individuare le prime necessità a cui far fronte. La presidenza della CEI esprime fraterna vicinanza alle popolazioni colpite dall'ondata di maltempo che sta flagellando l'Emilia-Romagna e assicurando il ricordo nella preghiera per le vittime, i dispersi e tutte le famiglie coinvolte. Rinnova l'invito alle diocesi, alle parrocchie, agli istituti religiosi a pregare e a farsi prossimi agli abitanti dei territori provati dalle alluvioni e dalle esondazioni dei fiumi. È quanto si legge in una nota della presidenza della CEI. Di fronte a questa nuova calamità, capiamo con chiarezza come dobbiamo essere uniti nell'emergenza, come scegliere insieme di curare la nostra casa comune e ci impegniamo a fare quanto necessario per collaborare con i soccorsi e nel garantire accoglienza e solidarietà a chi si trova nel bisogno, afferma la presidenza
con le parole dei vescovi della Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna. La segreteria generale della CEI è in contatto con i vescovi delle diocesi colpite e con la rete delle Caritas per avere un quadro aggiornato della situazione e individuare le prime necessità a cui far fronte.